A causa della costante richiesta di miglioramenti delle prestazioni di frenata, i costruttori di veicoli stanno usando sempre di più le pastiglie direzionali del freno nei loro modelli di automobili. Se le pastiglie direzionali del freno sono montate in modo non corretto, potrà prodursi un rumore di frenata o un'usura delle pastiglie del freno eccessiva o irregolare. In genere ci sono due metodi direzionali per favorire la riduzione del rumore di frenata, ovvero smussatura sullo strato d'attrito della pastiglia del freno, un ritaglio dallo spessore di smorzamento del rumore sulla piastra posteriore della pastiglia del freno. Entrambi i metodi aiutano a inserire la pastiglia nel disco con un'angolatura che eviterà il rumore di frenata. La maggior parte delle pastiglie direzionali è dotata di una freccia che indica il senso di rotazione del disco del freno o di una lettera che indica quale parte del veicolo deve essere montata la pastiglia del freno. Quando installate le pastiglie del freno, assicuratevi che le frecce puntino nel senso della rotazione delle ruote durante la guida. Se viene usata la lettera R, la pastiglia del freno deve essere installata sul lato destro. Se viene usata la lettera L, sul lato sinistro. Nel caso in cui le pastiglie del freno siano dotate di smussature e non venga fornita alcuna indicazione con freccia o lettera, la smussatura deve essere presentata in corrispondenza del bordo principale, dove la pastiglia tocca inizialmente il disco del freno. Se un lato ha una smussatura più grossa, deve essere posto in corrispondenza del bordo primario, dove la pastiglia tocca inizialmente il disco del freno. Se la pastiglia del freno presenta un ritaglio a mezzaluna nello spessore di smorzamento del rumore e non è visibile alcuna freccia o lettera, tale ritaglio deve essere posto in corrispondenza del bordo principale, dove la pastiglia tocca inizialmente il disco del freno.